Era il 20 dicembre scorso e nello stabilimento di Melfi il presidente del Consiglio Monti e l'amministratore delegato della Fiat Marchionne annunciavano la nascita di un nuovo rapporto tra la casa automobilistica torinese e l'Italia. Meno di un mese dopo, la novità è che i lavoratori di Melfi andranno in cassa integrazione per 2 anni, dall'11 febbraio prossimo al 31 dicembre 2014. Non chiuderemo altri impianti in Italia, ha spiegato nel pomeriggio Marchionne dal salone dell'auto di Detroit, e la cassa integrazione a Melfi serve solo per consentire di installare le linee dove saranno prodotti 2 nuovi modelli, la 500 con trazione integrale e una piccola Jeep destinata ai mercati esteri. L'investimento complessivo annunciato è di 1 miliardo di euro. In questi 2 anni, inoltre, una linea resterà attiva e continuerà a produrre l'appunto. La reazione dei sindacati non si è fatta attendere. La FIOM si dice preoccupata perché ancora non si conoscono i dettagli degli investimenti e i tempi di realizzazione del progetto, e poi chiede trasparenza nella gestione della cassa integrazione per garantire la rotazione di tutti i 5.500 lavoratori e impedire, come è avvenuto a Pomigliano, discriminazioni e perdite di salario. Più morbida la posizione della FIM-CISL. Questo sarà argomento di discussione al primo incontro che avremo, che abbiamo già richiesto e che presumibilmente faremo la prossima settimana. Naturalmente controlliamo perché il processo sia il più celere possibile, in modo da avviare subito i 2 nuovi modelli che già ha annunciato la Fiat.